approccio al dialetto, io mi sono avvicinato al dialetto in età adulta, cioè il mio interesse meglio per il dialetto risale all'età adulta, avevo già forse tra i 30 e i 40 anni. In casa mia il dialetto si è sempre parlato, i miei genitori e i miei nonni non si sono mai vergognati di parlare il dialetto. L'hanno sempre usato anche con me, fermo restando naturalmente che era necessario imparare l'italiano, usare un italiano corretto a scuola, nel lavoro e quant'altro. E a un certo punto mi è venuta anche voglia di cimentarmi nella scrittura in dialetto. Prima in maniera piuttosto timida, poi naturalmente ho acquistato, credo, insomma, una certa sicurezza, però mano a mano che questa esperienza procedeva era anche chiaro che il dialetto a mano spariva, moriva. Io ricordo che quando all'età di 17, 18, se no 20 anni, no, si usciva insieme sabato sera eccetera, gli unici che fossero in grado di seguire una commedia in dialetto eravamo io e un altro amico con il quale ancora peraltro ci vediamo, genitori di Bazzano, me lo ricordo benissimo. E quindi quando si è presentata l'occasione, io ne ho, come dire, approfittato e siamo entrati, insomma, entrati in contatto casualmente con l'Unione Reno Galliera, che è sensibile alla causa del dialetto. Attraverso i finanziamenti della legge regionale siamo riusciti ad introdurre l'insegnamento del dialetto in via sperimentale, per un gradino limitato, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari di quel comune, attraverso maestre che si sono offerte. Sono proprio volontari, le maestre sono affiancate, come si dice, da dei parlanti nativi. Quindi sono degli anziani che sono andati in classe e hanno interagito con i bambini in dialetto. Devo dire che la nostra prospettiva è stata una prospettiva inclusiva, perché oggi il dialetto viene visto o è stato visto come mezzo di divisione, di segregazione e quant'altro. No. Cioè tutti partecipano insomma, bambini italiani, non necessariamente indiani, e naturalmente i figli immigrati, ce ne sono di quelli che parlano, vi assicuro, un dialetto eccezionale. C'è un cenno iraniano, cascoso in bugnasca, è spettacolo. E i genitori sono contenti, le famiglie sono contente, dice uno, noi siamo venuti in Italia, così ci sentiamo italiani, tanto noi staremo sempre qui, quindi parliamo come gli italiani. E basta, quindi noi continueremo su questa strada, una strada naturalmente che ha delle difficoltà. Insegnare e salvare le lingue locali è un'impresa estremamente difficile. Oggi si parla nel mondo circa 6.000 lingue, nel giro di un centinaio d'anni ne sopravviveranno forse poche centinaia. Quindi c'è, io ho esperienza diretta delle riserve indiane del Nord America e ti assicuro che queste lingue sono bellissime, tra l'altro, da tutti i punti di vista, proprio si stanno scegliendo come neve al sole ed è difficilissimo proprio passarle alle giovani generazioni. Io ho anche chiesto, non c'è dubbio, ma dico scusate, ero nella riserva degli indiani Navajo, quelli di Tex, però dimenticati i Tex naturalmente, dimenticati Kim Carson, quello degli Afregati nel 1862, credo, stanando nel Canyon de Chelly, uno dei posti più belli che non ho mai visto, ma insomma a un certo punto mi dico scusate, voi siete una sovereign nation, perché non adottate? Dice no, non è così facile, anche il governo tribale non è convinto. Quindi insomma, è un'esperienza dolorosa, ma è anche una cosa che io sento come un
una sorta di dovere, no? Un po', perché io mi ricordo tante persone che parlavano in dialetto, insomma, perché questa lingua, questo mondo, questo modo di vedere le cose deve andare per tutto. E poi così disprezzabile, a me sembra sinceramente di no. È vero che è una lingua orale, raramente è stata usata come lingua di cultura, però anche le lingue di cultura sono state anche prima di diventarlo, lingue normalmente parlate per le esigenze di tutti i giorni. Lingue di cultura sono anche decadute da quella condizione, bisogna stare attenti, potrebbe capitare anche, che so, all'italiano, in futuro, chi lo sa, il maya per esempio, lingua di cultura, oggi è una lingua solo di contadini che abitano lì tra le Yucatan, quindi insomma è una cosa che ci impegna. Io credo che in questo senso sia molto importante anche scrivere in dialetto, scrivere, come dire, al massimo delle proprie possibilità. Poi uno scrive robe belle o crede che siano belle, poi invece sono brutte, ma insomma pazienza, possono piacere, non piacere, va bene, è così. Allora io adesso, a conclusione di questo discorso che ho tirato fin troppo per le lunghe, vi leggo alcune cose brevi, perché appunto un grande libro spesso è un grande mare, come diceva quel poeta di 2000 passa anni fa. E questo è un distico, sono proprio due versi che ho scritto dopo aver visitato già molti anni fa per la prima volta un campo di concentramento, che è quello di Neuengamme. Neuengamme è un campo di concentramento vicino a Amburgo. Non è da tanto, l'area è stata, come dire, usata, è diventata in parte edificabile dopo la guerra, eccetera, eccetera. Però insomma, quella prima volta ha fatto molto, ma molto aspetto. Io adesso prima ve la leggo in italiano. E io scrivo nel bolognese della Bassa, e noi veniamo da là, la nostra famiglia viene da là, e non nel dialetto urbano, ci sono poche differenze, ma insomma qualche cosa si manterrà. E dice così: come le foglie sono stati quegli uomini bruciati dal fuoco e dispersi dal vento. Compagna al fuoco in stretto la terra. Brusè dal fu e sparguie dal vanti. E poi, come dice io, anche oggi, insomma, in Germania certi saluti nazi si tornano a vedere, credo che sia utile, insomma, ricordare. E quest'altra invece è, dire, argomento più ampiamente esistenziale, se vogliamo dire così. Ombra eterna del tempo, anima dei giorni degli uomini che si sono spenti al tuo passare. Ricordare i propri mali, bere e piangere sono stati per loro la Trinità. Ore eterne dal tempo, anime di dei di Oma che si insmurzeni dal tuo passare. Arbutel sumere, borre di dei, e ste parlavo la sua Trinità.